Buongiorno o buonasera a chi lo vede alla sera il video. Questo è un video che dedico con molta semplicità a tutte le anime che ho incontrato in questo periodo. Parto dalle carogne di Monte Fiascone, saluto tutti quanti, quelli che hanno voluto incontrarmi, che mi hanno invitato in quel meraviglioso, in quella meravigliosa villa dove sono stato ospitato con tanto amore, tanta allegria, tante cose. Saluto anche gli amici di Mantova che hanno organizzato un bellissimo incontro con la piscina, con tutte quelle macchine d'epoca. Grazie veramente. E non dimentico neanche gli amici di Arezzo, tante, tante anime che mi stanno invitando per conoscere nuovi luoghi, nuovi posti, eccetera. Questo video è un video dovuto a chi si è stancato di vedere oscillare le mie riprese quando le faccio nei boschi come sto facendo adesso, e mi hanno regalato questo bellissimo aggeggio che sto tenendo in mano, che dovrebbe tenere tutto equilibrato per vedere le cose meno traballanti. Grazie. Presento anche in questa occasione il video che andrà a seguire fra poco con i sottotitoli. È ovvio che per capire il significato del video è indispensabile aver preso visione di tutta la playlist La storia perduta della Terra piana, perché altrimenti già si capisce poco. Se poi non avete visto tutto questo, perdete ancora del tempo inutile. Aggiungo anche in questo periodo storico quello che sta succedendo, cioè a parte le menzogne che continuano a rifilarci attraverso le informazioni del sistema, che ancora tanti non hanno capito che è fatto solo per farci litigare, per metterci l'un contro l'altro armato, come racconta benissimo la nostra amica Maria Cristina Satta. C'è anche la playlist di tutti i suoi lavori, potrei nominare tutti quanti. Siete tanti, e vi ringrazio per il sostegno che fate. È importante, anche perché ricordo che il canale YouTube non è monetizzato, ma non perché non voglia io, perché non me lo lasciano monetizzare. Adesso vado in due sentieri diversi, vediamo quale prendere, questo o quell'altro, non si sa, andiamo di qua. Allora, il periodo storico è dato dal fatto che dopo tutti questi avvenimenti di questi ultimi anni, ma li avete visti, li avete scoperti ancora i gatekeeper o no? Avete visto? Si sono messi tutti in lista. Adesso sappiamo bene il gioco che fanno, che hanno voluto fare, oppure dove si sono ritrovati dentro a dover seguire delle direttive. Ma abbassarsi per il denaro è la cosa più stupida che possa esistere, perché quello che deve affiorare è la propria anima, la propria sensibilità, l'attenzione verso gli altri. C'è chi non ha capito questo, e ci sono quelli che, ahimè, anch'io a volte, cadono nelle trappole di questi ignobili, di queste amebe, come qualcuno le chiama, e fanno il loro gioco. Allora vi lascio questo, anzi faccio il nome, Stefano, questo è dovuto, perché mi hai detto sono stanco di vedere che quando vai nei boschi traballa tutto quanto. E grazie a questo bellissimo aggeggio spero che venga una cosa ben fatta. È una bellissima giornata, oggi sarà ancora più caldo del solito, però qualche pioggerella magari comincerà ad arrivare. Auguro a tutte e tutti tanti splendidi momenti, e soprattutto, oltre a spegnere i device, i televisori o meno, cominciate, se non l'avete ancora fatto, a trovarvi uno con l'altro, una con l'altra, e scoprite quante anime sono come voi, sono come pensate voi. La libertà non è facile da guadagnarsi, ma non è anche difficile. Basta solo mandare all'aria tutto quello che c'è ed uscire dagli schemi, buttare via
questo. Ok, un caro saluto. Ah, mi raccomando, chi non l'ha fatto si guardi tutta la playlist La storia perduta della terra piana, cioè sia su questo canale YouTube e sia sull'indice alfabetico. Poi leggetevi sempre, ormai non continuerò più a ripeterlo, devo attraversare alcuni rovi, ma voglio farvi una carrellata di quello che può esserci attorno. È un posto fantastico questo, dovrebbe esserci anche una casetta là sopra, eccola là. E dicevo, leggetevi prima di fare i commenti, leggete la descrizione del video, perché sennò buttate via veramente tanto tempo, perché io non l'ho mai negato, io cancello. Come? Beh, lo fa il sistema di regime di cancellare le notizie che non sono appropriate al suo sistema di comando, e lo faccio anch'io. Ma la cosa diversa è che nessuno vi obbliga a stare qui. Siete obbligati? Allora siete delle carogne marcite. Non è giusto non è dire questa parola, però ancora non capisco cosa ci fate, ma sono cavoli vostri, non miei. Io voglio bene a tutti quelli che vogliono bene a me, ma gli altri per me non esistono. Siete nulla e finite nel nulla.